Amici di Directa Sport, siete collegati in diretta dal Pala Viena di Selarjus, da dove vi raccontiamo lo storico esordio assoluto della Techfind San Salvatore nei playoff promozione per la Serie A1. Dopo 8 anni dunque, una formazione isolana torna in post season. L'ultima fu la Mercede Alghero, appunto nella stagione 2012-2013, venne battuta in 2 partite dalla Techmar Crema. Techfind San Salvatore che parte dalla casella numero 7 nei playoff promozione, e questa griglia di partenza consegna alla squadra giallonera un avversario tutt'altro che comodo, ovvero la Brixia Basket, che ha concluso la regular season al secondo posto in classifica. Brixia che è una delle grandi indiziate alla promozione in Serie A1, mentre in questo momento vedete probabilmente le operazioni di riscaldamento in casa San Salvatore Selarjus. Dicevamo, Brixia guidata dal baby fenomeno Carlotta Zanardi, che ha stupito tutti classificandosi al 5° posto assoluto tra le migliori marcatrici del campionato di A2, con 17,1 punti di media e vari record che vi andremo a raccontare insomma nel corso della nostra telecronaca. 2-0 in favore della compagine lombarda il conto delle sfide in regular season, ma attenzione perché si è trattato di sfide abbastanza equilibrate, con l'andata vinta da Brixia per 67-55 il 18 ottobre a Brescia, il ritorno vinto ugualmente dalla compagine bianco-blu qui al Pala Viena per 59-56. In entrambi i casi si è trattato di partite insomma decise più che altro da episodi, come ha avuto modo di sottolineare coach Roberto Fioretto in sede di presentazione di questa partita. E allora, a dispetto insomma degli 8 punti di differenza che hanno separato queste due compagini al termine della regular season, ci attendiamo una serie tutto sommato equilibrata. Techfind che farà perno soprattutto sulla sua maggiore esperienza, sull'esperienza per meglio dire dei suoi elementi chiave, soprattutto nel quintetto titolare. Dall'altra parte Brixia, formazione davvero dall'età media molto molto bassa, caratterizzata da ritmi alti e anche da un coefficiente di talento veramente importante, non solo in Zanardi ma anche in altri elementi. Tra poco l'ingresso in campo delle due formazioni. Ricordiamo che la gara verrà diretta dai signori Mirko Picchi di Ferentino e Indro Spinelli invece di Roma. Brixia che in vista di questi playoff si è rinforzata portando a casa due elementi giovani e ugualmente talentuosi nell'ambito di una collaborazione recentemente inaugurata con Costa Masnaga, formazione ugualmente lombarda, militante nel campionato di Serie A1. Tra poco i quintetti titolari delle due squadre. Brixia che cerca subito mettere in discesa la serie, vedete qui inquadrata proprio la formazione di coach Zanardi, dicevamo cerca di mettere in discesa la serie per poi provare a chiuderla già nel weekend in Lombardia. Selarjus che non si sente inferiore, la formazione che per larghi tratti ha condotto il girone sud del campionato di Serie A2, vuole giocarsela ad armi pari. Già in campo i quintetti, allora ve ne diamo immediatamente conto. La Techfind che parte con Simioni, che dunque torna titolare dopo qualche settimana out a causa di un problema al polso che l'ha condizionata diversi mesi a dire il vero in questa stagione. Assieme a lei ci sono Adriana Cutrupi, Giulia Manzotti, Muniela Bab, Marta Granzotto. Questo è il quintetto della Techfind San Salvatore Selarjus. Dall'altra parte risponde la Brixia di coach Zanardi con Angelina Turmel, pivot francese, ex Slavia Praga, anche lei ha fatto benissimo nel corso di questa stagione. Quindi con il numero 21 Carlotta Rainis, con il numero 9 il capitano Giulia De Cristofaro, ancora con il numero 11 Benedetta Bonomi e ovviamente con il numero 7 c'è Carlotta Zanardi. Tutto pronto per la palla 2 di questa partita, serie playoff di sicuro interesse, come detto, con valori probabilmente più equilibrati di quanto non abbia detto la classifica della regular season. Palla alzata, primo possesso per la Brixia in questa partita, che manovra in attacco con Rainis, il pallone subito in post da Turmel, il canestro, ma c'è prima la segnalazione arbitrale
violazione di passi da parte della pivot francese del Brixie. Dunque Selargius che potrà portarsi una metà campo d'attacco con il primo possesso di questa partita, allunga la difesa su questa rimessa da zona difensiva Brixia, con subito Rainis che va a portarsi sulle tracce di Giulia Simioni, servita Granzotto, in punta c'è Cutrupi, osserva il possibile alto basso per El Abbab, poi continua a esplorare soluzioni perimetrali. Simioni parte con la mano sinistra, lo show di Turmel, pescata dentro El Abbab, quantomeno questa era l'intenzione, capisce tutto Zanardi che poi vanifica questo bel recupero non trovando la compagna De Cristofaro. In questo passaggio all'apparenza abbastanza semplice, rimessa ancora da zona difensiva per la Techfind San Salvatore, ancora affidata a Marta Granzotto. Non sono arrivati ancora canestri in questa partita, 9:25 da giocare nel primo quarto e ancora vedete la difesa allungata di Brixie, è pronta subito la trappola su Manzotti che però riesce a uscire in tempo utile. Simioni per Granzotto, presa in consegna subito da De Cristofaro, si apre per ricevere Manzotti, mette il pallone per terra sulla difesa di Zanardi, la deviazione con il piede ancora da parte della playmaker bresciana e dunque rimessa in attacco per la Techfind che fa fatica a costruire nel metacampo offensiva. La difesa è subito forte da parte della RMB, questa è una prima indicazione tecnica all'interno della gara. Rimessa ancora per Granzotto, si fa vedere Simioni, marcata molto aggressivamente da Bonomi, il pallone va per El Abbab, poi l'extra pass, Manzotti da tre punti, secondo Ferre, poi bel lavoro con il tagliafuori a rimbalzo da parte di De Cristofaro, chiamata offensiva da parte di Zanardi, concesso il tiro da tre punti qui a Bonomi, il pallone si spegne sul secondo ferro, contropiede dall'altra parte, c'è Granzotto che non rifiuta la tripla, la manda a segno, arriva dunque il primo canestro del match a firma Marta Granzotto, miglior marcatrice stagionale della Techfind San Salvatore. Selargius ha concluso, anzi seconda miglior marcatrice, alle spalle ovviamente di Giulia Manzotti con 10-1 punti di media. Marta Granzotto, uno degli elementi di maggiore esperienza. Selargius sarà chiamata a indicare la strada per infastidire Brixia fino alla fine. Rimessa in attacco per la squadra di coach Zanardi, riceve il pallone Carlotta Zanardi, fuori per De Cristofaro, poi il taglio di Rainis, pasticcia un po' con El Abbab che va a disturbarla, recupero perfezionato da Simioni, dietro schiene e poi transizione ancora per la Techfind, linea di fondo per Granzotto, no look da Manzotti che non riesce a far suo questo pallone. Comunque segnali evidenti di aggressività anche da parte del San Salvatore Selargius. Zanardi dal palleggio per Brixia, si apre per ricevere Rainis, in punta Turmel, può prendere il tiro alla media e lunga distanza, ci prova in questo caso, la sua conclusione non viene accolta e poi la rimessa che sarà per Selargius. Sfida davvero combattutissima, si segna poco, 8-0-4 da giocare nel primo quarto. L'unico canestro fin qui è di Marta Granzotto. Brevissimo timeout individuale intanto per Turmel, con coach Zanardi che ne approfitta per darle qualche indicazione. Breve pausa nella partita, facciamo il quadro anche degli altri quarti di finale. Saranno Faenza contro Spezia, Umbertide contro Patti, San Giovanni Valdarno contro Nico Basket. Appena sarà possibile cercheremo di darvi conto anche appunto dei risultati che arriveranno via via dagli altri campi. Uno è già arrivato in questo mercoledì importantissimo per la Serie 2 femminile con il successo delle Cuscaglieri per 61-56 sul campo di Bolzano in gara 1 dei play-out. Intanto Manzotti con il palleggio aperto scarica fuori per El Abbab, la partenza è un pochino sospetta ma riesce comunque ad arrivare al tiro la giocatrice fiorentina. Conclusione che non ha avuto successo ma la rimessa sarà ancora giallonera. 7:41. Adeguamento difensivo chiamato dalla panchina di Brescia, il blocco per l'uscita di El Abbab, il servizio era invece subito sotto per Cutrupi, scade il cronometro dei 24 che era quasi esaurito al momento della rimessa e dunque Brescia va dall'altra parte ancora con l'obiettivo di stappare il canestro per la prima volta nella partita. Da che si gioca tanto sui dettagli difensivi, ce ne siamo accorti fin dai primi possessi. Zanardi
porta il pallone nella metà campo d'attacco, palleggio aperto con la mano destra sfruttando il blocco della compagna, si trattava di Bonomi, ancora a Zanardi, la linea di passaggio verso De Cristofaro è chiusa, Rainis, Bonomi, ancora un tiro da tre punti, questo di tabella va dentro, allora Brixia trova finalmente il suo primo canestro, difesa allungata, la press subito ordita da coach Zanardi e superata brillantemente da San Salvatore, anche se poi Elabab butta via letteralmente il pallone, sovrannumero per Brixia, Bonomi dentro da Turmella, anzi si trattava, chiedo scusa, di De Cristofaro, non paga dazio la Tech Find che torna dall'altra parte con Manzotti e poi Granzotto, il taglio subito dentro di Manzotti, non c'è la linea di passaggio, allora Granzotto va fuori dalla compagna, palleggio, arresto e tiro per Manzotti in precario equilibrio, conclusione abbastanza complicata per lei e sbagliata, pochi canestri ma tantissima intensità qui al Palafienna, Zanardi dal palleggio, fuori De Cristofaro, arriva Granzotto che non la aggredisce, la infita quasi al tiro da tre punti, attende Brixia che vuole andare dentro con Turmel, non trova ancora grande feeling con la partita il pivot francese di Brixia, Simioni, un'occhiata verso Cutrupi, palla fuori per Manzotti, vorrebbe giocare a due sul lato con Cutrupi, le due si intendono soltanto ora, Manzotti cerca uno scarico ancora impossibile per Granzotto, manca un po' di lucidità, ora Zanardi con la tripla in transizione, ancora secondo ferro, bel rimbalzo offensivo qui di Rainis che arriva per prima sul pallone vagante, ancora Zanardi con la chiamata offensiva di Brixia, il blocco di Turmel per il pick and roll, servita ancora la giocatrice in carota numero 24, tiro in fade away allo scadere dei 24, mano morbidissima e canestro del sorpasso per Brescia, ancora la pressa, ormai tema fisso in questo primo quarto, e la Bab a congelare il possesso e poi Granzotto, si sgola Zanardi dalla panchina con Brescia che mischia un po' le difese in questo avvio, come potete vedere, e la Bab mette palla per terra, Simioni il tiro da tre punti, ferro e poi Manzotti con un gran rimbalzo offensivo, qui chiede Looking Zanardi, in realtà il fallo è suo perché apre la gamba in maniera abbastanza evidente per sbilanciare Manzotti, fallo di Zanardi, il primo della partita, e c'è già anche il primo cambio di Brescia con l'uscita di De Cristofaro, il capitano dentro Marika Labanca, arrivata nell'ambito della collaborazione già citata con il basket Costa Masnaga che ha terminato ovviamente di recente la sua stagione in Serie A1. Granzotto dall'angolo, il rimbalzo dopo l'errore proprio di Labanca, Zanardi prova a far correre qui Benedetta Bonomi, uno sguardo verso Turmel, la ricezione è complicata contro la pressione di Cutrupi, fa valere i suoi centimetri e mette un piazzato in faccia Angelina Turmel, altro bel canestro e più 4 Brescia, parziale aperto di 7-0 per la squadra ospite, Simioni per Granzotto, palla in post basso per Cutrupi, concessa la linea di fondo, poi rischia di finire in un ginepraio, riapre fuori Simioni e ancora c'è un leggero ritardo nello scivolamento difensivo sulla partenza di Simioni, chiamata arbitrale che consente al San Salvatore di rimettere in zona offensiva, attenzione perché dovrebbe essere il secondo fallo personale così di Carlotta Zanardi che viene preservata dal suo tecnico oltre che da suo padre Stefano Zanardi che dirige Brixia assieme con Laura Marcolini, moglie di Stefano e madre ovviamente di Carlotta, ma approfondiremo questo tema nel corso della telecronaca, seguiamo questo attacco della Techfind che cerca di interrompere il parziale negativo, Simioni cerca di avventurarsi nel pitturato avversario, non trova fortuna, il pallone vagante è per la banca e poi va a prendersi la regia con l'assenza di Zanardi, qui Carlotta Rainis, De Cristofaro aggredita da Manzotti, Turmel la chiave di questo avvio di gara, molto brava anche a leggere quel taglio di Bonomi, recuperata da dietro da Granzotto, ma legge bene il gioco in questo frangente Brixia dopo qualche difficoltà offensiva in avvio, rimessa dal fondo per Benedetta Bonomi, pescata subito la banca che rischia tra virgolette il gioco da tre punti, indicazioni anche abbastanza a muso duro nel frattempo per Carlotta Rainis, come detto è lei andata a prendersi in questo frangente la regia di Brixia, liberi per la banca alla classe 2003, sbaglia la prima conclusione a cronometro fermo, 12 presenze per lei in questa stagione in Serie A1 con Costa Masnaga, sta viaggiando a 8,2 punti di media, c'è un'invasione abbastanza evidente sul secondo libero ma lo manda comunque a segno la banca,
e aumenta ancora il parziale di Brescia. Siamo sull'8-0, 8-3 il punteggio, 4-13 da giocare nel primo quarto. Simioni, ancora la difesa a zona di Brescia. Selargius che è chiamata a trovare la chiave, pallone in angolo, Manzotti da tre, stavolta abbastanza sfortunata, il taglia fuori a rimbalzo di Turmel che è l'ultima a toccare. Grande sorpresa qui da parte di Angelina Turmel, classe 96. È stato un po' l'ago della bilancia, come dicevamo, nei primi minuti di partita. Granzotto sulla rimessa, subito dentro da Cutrupi. Può cercare di attaccare la banca, torna fuori da Manzotti invece. Granzotto, presa in consegna da De Cristofaro, chiamata lontano dal pallone. Fallo in attacco di Adriana Cutrupi. Selargius ha veramente delle difficoltà ad attaccare questa zona molto molto ostica di Brescia. Time out quanto mai opportuno, chiesto da Roberto Fioretto, tecnico della Techfind San Salvatore, per provare insomma a sistemare un po' le cose nell'attacco giallo-nero. 3:52 al termine del primo quarto, con Brixia che cerca di far valere insomma le proprie armi tecniche, quelle che abbiamo anche un po' enunciato all'inizio di questa telecronaca. Grandissima aggressività difensiva, la press, sono una tara un po' da squadra giovanile se vogliamo, queste due caratteristiche, ma è una squadra in parte giovanile. Brixia che è fondata su un gruppo che ha ottenuto grandissimi risultati appunto a livello giovanile negli anni scorsi, laureandosi anche vice campione nazionale under 16 nel 2019. Dall'altra parte la prima rappresentante invece del Sud Sardegna, il playoff da due femminile dopo ben 9 anni, detto dell'avventura di Alghero in precedenza nel 2012, ultima squadra appunto del sud dell'isola a presentarsi ai playoff era stata la Virtus Cagliari. In panchina c'era proprio coach Roberto Fioretto, che dunque riporta la Sud Sardegna la post season dopo tanti anni. Riprende il gioco intanto Manzotti a disturbare poi il tiro dall'angolo di Bonomi, rifiutato dal ferro. Parte Simioni, Manzotti, il rientro difensivo di Brixia è ancora una volta estremamente puntuale. E la Bab cercare soluzioni, trova Marta Granzotto, va in mezzo alle gambe, attacca Bonomi dal palleggio, va dentro Granzotto, sbaglia, c'è il rimbalzo d'attacco di Cutrupi, torna fuori da Simioni, extra pass, Manzotti da 3 punti, non riesce in qualche modo a interrompere l'incantesimo che vede il San Salvatore inchiodato a 3 da lunghissimi minuti. Palla in angolo per la banca, prende il tiro che era da 2 punti, se non abbiamo visto male l'indicazione arbitrale, comunque sbagliato, percentuali bassissime in questo inizio di partita. Granzotto dentro da Manzotti che prova a sfruttare questa sorta di mismatch con Giulia De Cristofaro. Altro fallo, vediamo un po' il conto falli per Brix, il terzo di squadra. E così allora sostituzione, fuori De Cristofaro, primo fallo della sua partita, dentro Ghessan, anche lei arrivata da Costa Masnaga, giocatrice grande prospettiva anche lei, classe 2003. Simioni dal palleggio, nel frattempo attaccata dalla banca, in angolo c'è Manzotti, prova ad attaccare il centro dell'area, scarica fuori per Granzotto, va soltanto sul primo ferro ma si avventa sul pallone vagante, Munia e la Bab, e riesce a interrompere il parziale avversario, meno 3 Selargius, 8-5 il punteggio sul tabellone, 2:20 per chiudere il primo quarto. Rainis dal palleggio, pronti due cambi, uno per parte, qui Turmel provava a prendere posizione con Cutrupi, buona la partenza di Inguessan che poi si infrange sul muro difensivo eretto da Selargius, canestro con fallo di Angelina Turmel, davvero rebus di difficile risoluzione per Selargius, tantissimi centimetri e anche una buona capacità di concludere nonostante il contatto, l'ha dimostrato una volta di più in questo caso. Fuori Manzotti, intanto dentro Silvia Ceccarelli per la prima volta in questa partita in casa Selargius, libero aggiuntivo per Turmel,
ex Calais e Slavia Praga, 11,5 punti più 9,5 rimbalzi di media in questa stagione. Converte anche il libero aggiuntivo e ripristina le distanze per Brixia, 11-5 sul tabellone del Palaviena. Va a prendersi un po' di meritato riposo Turmel in campo, dunque Anna Coccoli con la canotta numero 19, sempre press per Brixia, c'è Carelli attirata sul raddoppio ma legge bene e trova Simioni, Granzotto stavolta non prende il tiro da tre punti, subito zona per Brixia, tema costante in questo primo quarto. Simioni chiude forse un po' troppo presto il palleggio, pesca in angolo, c'è Carelli, il pallone si arrampica sul ferro, viene raccolto in qualche modo da Cutruppi, altro fallo di Brescia che si sta caricando un po' troppo da questo punto di vista nel primo quarto. Il fallo che dovrebbe essere stato commesso, se non abbiamo visto male, dalla banca in questa circostanza. Altra sostituzione dentro Pinardi proprio per la giocatrice ex Costa Masnaga, altra giovane Michela Pinardi, classe 2003, un'annata davvero d'oro quella che ha pescato Brixia, ha saputo lavorare molto bene questi giovanissimi talenti. Palla subito dentro per Cutruppi, addirittura triplicata, prova a uscirne Cutruppi, qui c'è il fallo della difesa, era veramente chiusa Cutruppi, qui la giocatrice avversaria ha commesso l'errore di abbassare leggermente il braccio a un passo dal recupero, e allora quinto fallo peraltro speso da Brixia. Ci saranno liberi sostanzialmente gratis in questo caso per Selargius a un passo al recupero. RMB ha concesso questi due liberi, allora proverà a convertirli Adriana Cutruppi, classe 96, sbaglia il primo. Regular season di grande sostanza per lei, 6,5 punti di media con quasi 6 rimbalzi fatti registrare. Sfortunata, 0-2, rimbalzo per Bonomi, aggredita troppo vigorosamente da Elabab, fallo della giocatrice in canotta numero 86. Sta per tornare Manzotti, abbassa leggermente il suo assetto coach Fioretto. Fuori Adriana Cutruppi, 1 minuto e 43 secondi ci separano dal termine. Nel primo quarto c'è il bonus anche dall'altra parte, fallo ugualmente evitabile da parte di Elabab. Allora vediamo se Bonomi riesce a essere più cinica di quanto non sia stata dall'altra parte Cutruppi. E così per il momento il primo va dentro e massimo vantaggio per Brixia, 12-5. Bonomi con il secondo tiro libero, anche questo dentro, 13-5. Simioni, leggere ancora questa press, palla per Ceccarelli che mette il pallone per terra e poi offre ancora in direzione di Giulia Simioni, presa in consegna da Rainis. Simioni in angolo, Granzotto mette palla per terra, torna da Simioni, esplora ancora le situazioni sul perimetro, linea di fondo per Ceccarelli, riapre verso Simioni, ancora fallo della difesa. Protesta la giocatrice di Brixia, red arguita direi giustamente da coach Zanardi, che chiede in maniera direi abbastanza vigorosa di non lamentarsi all'indirizzo degli arbitri. Anche qui il fallo dovrà esserci. Ancora problemi a cronometro fermo per la Tech Find. Sbagliato il primo da Silvia Ceccarelli, 1:20 per chiudere il primo quarto, dentro invece il secondo, 13-6 il punteggio sul tabellone. Simioni subito a disturbare un po' Rainis, ancora la numero 21 a condurre l'attacco di Brixia, sporca questa linea di passaggio Granzotto, rimessa in attacco per la squadra di Stefano Zanardi, torna De Cristofaro a prendersi un po' di riposo Bonomi, 1:07 residui sul cronometro del primo quarto, stesso offensivo ancora per Brixia. Rainis proprio per la nuova entrata De Cristofaro, poi mette il pallone per terra a Coccoli, non è riaperto poi sugli sviluppi e fischio parte del direttore di gara, anche qui era scaduto il cronometro dei 24 secondi. Da elogiare senz'altro l'atteggiamento difensivo di Brixia in questo primo quarto, dall'altra parte Selagius però si è difesa altrettanto bene.
nonostante le difficoltà più volte abbiamo evidenziato, soprattutto nelle ricezioni vicino al canestro da parte di Turmel. Simioni intanto, pallone sporcato da Rainis, marcatura veramente asfissiante da parte delle bianco-blu. 49 secondi e mezzo, Carelli sulla rimessa, il pallone per Simioni e la Bab si apre per ricevere, il consegnato ancora per Simioni, poi Granzotto, presa in consegna da Anguessan, prova ad attaccarla nell'uno contro uno, Granzotto, gran scarico, no look dietro, e la Bab che trova soltanto l'airball, ma torna Granzotto con orgoglio, vuole indicare la strada per la tech find, pesca dentro Granzotti, subito il raddoppio, prova a uscirne Manzotti, lo scarico per Ceccarelli, la tripla dall'angolo, accorcia la tech find sul meno 4, 13-9, nonostante tutte le difficoltà offensive contro la difesa davvero arrembante di Brixia, Selargius è in linea di galleggiamento, Gessan palla in angolo per De Cristofaro, marcata forte da Ceccarelli, il tiro allo scadere del cronometro del primo quarto è sbagliato, termina allora la prima frazione di gioco qui al Pala Vienna con Brixia avanti sul 13-9, ma la partita è aperta, tiratissima e molto equilibrata. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi torneremo in diretta per il racconto del secondo quarto. Sulla rivista City and City. It's City and City, and I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Tre decenni di esperienza, le tecnologie più avanzate, l'affidabilità delle materie prime utilizzate e ancora certezza della spesa da affrontare e precisione nella riconsegna del veicolo. Care Service esegue con cura tutto ciò di cui la tua auto ha bisogno, un servizio realmente a 360 gradi per la tua quattro ruote, personale o commerciale. Ricostruzione strutturale di telai, interventi di carrozzeria, meccanica, centro revisioni, elettrauto, diagnosi certificata, pneumatici, climatizzazione, glass service e anche nei festivi soccorso stradale 24 ore. Con il suo forno essiccazione con centrale termica, dal 1992 la Care Service di Luciano Ezzi è, in piena sicurezza, punto di riferimento nel settore in partnership con i migliori marchi dell'auto italiana ed europea e in convenzione con le più importanti compagnie assicurative. Care Service a Cagliari, in via dell'Artigianato 20, presso via Elmas. Hai avuto un sinistro o cerchi semplicemente un ritocco alla tua auto? Chiama o passa a trovarci. Avremo sempre la soluzione giusta per te, anche in Sardex. Eccoci tornati in diretta, appena iniziato il secondo quarto, sempre invariato il punteggio 13-9 in favore della RMB Brescia in questa gara 1, i quarti di finale playoff per la promozione in A1. Qui c'è il fallo abbastanza ancora evidente di De Cristofaro sul close out, fallo numero 2 anche per il capitano di Brescia. Noi nel mentre vi ricordiamo che questa partita è visibile in diretta in tutta Italia, Lombardia compresa, grazie alla collaborazione con Techfind che offre appunto questa diretta a tutti gli appassionati di basket. Techfind già main sponsor del campionato di Serie A1 oltre che della Coppa Italia, prima azienda sarda a investire nel basket femminile nella sua visibilità, intento una volta di più confermato quest'oggi per questa importantissima partita.
da segnalare un cambio nel frattempo per quanto riguarda Selargius, con Simeone ancora un po' probabilmente infastidita dal problema al polso che l'ha condizionato nell'ultima fase del campionato. È tornata in panchina al suo posto c'è Denise Pina, che è cresciuta tanto nel corso di questa stagione, playmaker classe 2001 del San Salvatore Selargius. Palla sotto per la banca, che aveva il mismatch proprio con Pina. Errore ancora, percentuali bassissime, tra poco ve ne daremo conto. A partenza di Ceccarelli, fuori Pina, non rifiuta il tiro da tre punti, lo manda a segno a suon di triple. Dunque, anche se abbastanza diluite nel tempo, Selargius è lì, meno 1, 13 a 12 è parziale aperto per la squadra di coach Fioretto. A questo punto parziale di 7 a 0, partita che si gioca fin qui tutta su parziali e controparziali. Sta per tornare Carlotta Zanardi, assieme a lei anche Benedetta Bonomi per Brixia. Vi dicevamo in precedenza delle percentuali basse da una parte e dall'altra, queste sono relative al primo quarto, 3 su 15 dal campo per Selargius, 20%, 4 su 15 invece dall'altra parte per Brixia, fa 26,7%. La palla per la banca intanto, poi Carlotta Zanardi, palleggio aperto con la mano sinistra, si arresta dalla media distanza, manda sul secondo ferro, la lotta a rimbalzo premia in qualche modo Ceccarelli, che è pronta a partire in transizione, inseguita da Anghessan. Serve poi Granzotto, che preferisce mettere ordine nella sua metà campo d'attacco. La partenza e poi step back, il tiro da due punti è sbagliato. Il lavoro a rimbalzo di Anghessan, che mette subito il pallone per terra, poi rischia di pasticciare un pochino, arriva da dietro la mano di Ceccarelli, fallo nella numero 17, rimessa in attacco per Brixia. Sta per arrivare anche il primo ingresso in partita di Francesca Mura, va a dare un po' di respiro al capitano Marta Granzotto. Primo fallo di Ceccarelli nella partita. 7:57 da giocare nel primo tempo qui al Palaviena di Selargius, con il risultato nuovamente in bilico. Dentro la penetrazione di Bonomi, poi vediamo di chi è stato l'ultimo tocco a rimbalzo, è stato probabilmente di Mura, e dunque resta lì Brixia con questa rimessa. Ancora nessun canestro nel secondo quarto per la squadra di coach Stefano Zanardi. Mani addosso per Manzotti su Zanardi, che in qualche modo rimprovera l'avversario di aver accentuato questo contatto, che comunque sembrava esserci a prescindere. Rimessa dal fondo per Anghessan, subito Bonomi con il tiro dall'angolo. Turmel giganteggia ancora a rimbalzo con le sue braccia lunghissime, palla contesa, regola del possesso alternato, che assegna la palla ancora a Brixia. Lungo assalto dunque al fortino selargino per Brixia, ancora deve trovare i primi due punti nel secondo quarto. Stavolta non è giudicato falloso il contatto sull'avambraccio di Zanardi. Prosegue il gioco con il possesso selargino affidato a Denise Pinna, chiamata pollice per l'attacco giallo-nero. Il pallone schiacciato per terra per Mura, la banca è andata a sporcare il pallone. Fuori intanto per Ceccarelli, gioca a due con Ella Bab, rolla dentro, è uno short roll per lei che torna fuori da Manzotti. Altro gioco a due, linea di fondo per Manzotti, scarica da Pinna, extra pass, stava terminando il cronometro dei 24, avrebbe probabilmente dovuto tirare in precedenza Denise Pinna, non c'era lo spazio per l'extra pass, ma da sottolineare in questo caso anche la qualità e soprattutto direi la tempestività delle rotazioni difensive in casa Brixia, con la Techfin che fa davvero fatica talvolta a costruire dei vantaggi, a prendere dei tiri puliti. Carlotta Zanardi dal palleggio, gioca due con Turmel, questa linea di passaggio è un po' avventata per il taglio della pivot, e allora palla persa da Brixia. 3 minuti senza segnare nel secondo quarto per la squadra di Zanardi. Dal palleggio Pinna, fuori per Mura, palla è abbastanza scadente di Ella Bab per Manzotti, palla sulle caviglie per la giocatrice in canotta numero 12. Fuori Ella Bab, torna Cutrupi, anche Ella Bab parecchio condizionata, parte centrale della regular season, da un problema, comunque ha recuperato in tempo per questa volata finale. Zanardi intanto sulle sue tracce, Pinna, due blocchi consecutivi, l'ultimo di La Banca, palla in post medio per Turmel, smista molto bene ancora per La Banca, appoggia al vetro il layup
che permette a Brixia di sbloccarsi in questo secondo quarto, più 3, 15-12. Molto ben eseguita Turmel, da sottolineare insomma le sue doti anche di passatrice dal post. Palla in angolo intanto per Mura, secondo ferro, ma tiro ben costruito da Selarius che ci riprova dopo il rimbalzo d'attacco. Palla per Cutruppi, non semplice, l'arpione in qualche modo Adriana Cutruppi, poi si lotta addirittura da terra con Manzotti. Palla sparata in angolo, deve tirare fino alla posizione scomoda, ancora ferro, ancora lotta a rimbalzo e ancora Turmel ad arrivarci per prima. 6 minuti e possesso congelato da Carlotta Zanardi, richiama all'ordine Nghessan, la manda sul lato opposto, gioco che si sviluppa sul lato sinistro con Bonomi che consegna il pallone ancora a Nghessan, consegnato per Zanardi, attaccata troppo forte con le braccia, abbastanza evidenti in questo caso da parte di Denise Pinna. Partita ben arbitrata fino a questo punto, con un certo livello di fisicità consentita, ma fischi importanti sono arrivati tutti, direi, fino a questo punto. Turmel disturbata da Manzotti, un accenno di raddoppio, Turmel sfrutta tutto il suo fisico, sbaglia nel tentativo di reverse e poi va a trascinare il piede perno, anche questa violazione di passi è chiamata in maniera puntuale. Dunque possesso assegnato alla Techfind San Salvatore Selarjus. Breve discussione tra coach Fioretto e il signor Indro Spinelli di Roma, che dirige in collaborazione con Mirko Picchi di Ferentino. Braccio esterno di Pinna che lo fa vedere troppo, in questo caso missione compiuta per Nghessan, quella di disturbare la portatrice di palla avversaria, secondo peraltro della partita di Denise Pinna. Situazione in regia da monitorare per la Techfind Simioni, che ha dei problemi al polso destro che deve gestirsi. Pinna, che per la prima volta si trova ad affrontare una gara così importante. Intanto seguiamo questo palleggio, arresto di tiro sbagliato da Brixia con Bonomi, ennesimo rimbalzo d'attacco per Turmel, sbaglia la banca, ancora Turmel che manda sul primo ferro, terzo rimbalzo offensivo consecutivo, alla fine arriva il gol da parte della giocatrice ex Praga. Dall'altra parte persa Manzotti, trova subito la risposta, meno 3 Selarjus, 17-14. Siamo entrati nella seconda metà, nel secondo quarto la partita resta veramente di rara intensità. Nghessan presa in consegna da Ceccarelli, linea di fondo, perde la maniglia, recupera il pallone allora Francesca Mura che corre il campo. Mura deve arrestarsi, attende le compagne, ribalta il lato, Ceccarelli prende il tiro da tre punti, Silvia Ceccarelli per la parità a 17, e stavolta il timeout lo deve chiamare Stefano Zanardi. Si fa sentire la rappresentanza tra virgolette di tifo di Selarjus, anche se ovviamente non sono presenti tifosi qui sulle tribune del Palaviena, ha consentito l'accesso soltanto ai dirigenti, a pochissimi addetti ai lavori. Situazione riportata in equilibrio allora da Selarjus dopo un lungo inseguimento. 4 punti questa frazione di gioco per Brixia, ancora una volta Turmel decisiva in questo senso, getta via addirittura la lavagnetta Zanardi, sempre con diciamo autoritario a dirigere la sua formazione. 40 punti in classifica la squadra lombarda al termine della regular season, un record da neopromossa assolutamente invidiabile, fatto di 20 vittorie e soltanto 6 sconfitte, 16-10 invece il record di Selarjus. Un po' una falsa settima però, se vogliamo, perché a pochissime giornate dal termine della regular season Selarjus se la giocava con San Giovanni Valdarno per il terzo posto addirittura in classifica, poi una serie di gare perse davvero di un'inezia. Era la squadra di coach Fioretto che, in virtù anche del grande equilibrio nella parte alta della classifica, è scivolata appunto in settima posizione. Ma è quella di Fioretto una squadra che meritava senz'altro un riconoscimento migliore per il suo cammino. Bonomi verso il post basso di La Banca, brava nella partenza su Cutruppi, cerca un fallo che non arriva
Buon recupero da parte di Adriana Cutrupi e poi Simioni, 4 minuti da giocare nel secondo quarto. Simioni in mezzo alle gambe, lo show di La Banca. Simioni oltre l'arco per Manzotti, in ritardo sullo scivolamento Bonomi, altra chiamata puntuale da parte degli arbitri. È il quarto di squadra già probabilmente per Brixia, attendiamo un po' aggiornamento del tabellone, anzi correggo, il terzo di squadra per Brixia. Rimessa per Simioni che è tornata al posto di Pinna, mette la retromarcia, Simioni è pronta ad attaccare Zanardi, arriva per il blocco Cutrupi, aggredita poi ancora dalla banca sullo show difensivo, airball dall'angolo ma recupera Ceccarelli dopo il tentativo di Manzotti. Tanta pressione qui da parte di Selargiu sul rimbalzo per impedire uno sviluppo immediato della transizione da parte di Brixia. Pressione che costa cara, qui fallo, è il quinto e dunque c'è il bonus liberi per Brixia. Bonus che arriva molto presto, 3:36. La pausa lunga in questa gara lunetta allora per Marika La Banca. Errore con il primo, si resta in parità, quota 17. Il secondo va dentro e torna avanti Brixia, 18-17. Simioni provvede alla chiamata pollice, un attacco di Selargiu, si apre per ricevere Ceccarelli, qualche problema nell'addomesticare questo pallone, Ceccarelli mette palla per terra, scarica fuori Simioni in ritmo da tre punti, dentro anche questo, Selargiu ha ufficialmente alzato le percentuali dai 6-75 e ora è avanti dopo lungo tempo sul più 2, 20-18. Zanardi fuori, La Banca, poi in punta c'è la partenza da parte di Lisa Pintossi, il tiro sbagliato per la numero 15, transizione Selargiu condotta da Simioni, aggredisce il pitturato, passa Simioni, canestro del più 4 Selargiu, ancora ad aprire un parziale la squadra di Fioretto, 2:43, il tiro da tre punti, airball di Bonomi e Brixia che ha perso lucidità. Stefano Zanardi molto arrabbiato, anzi direi più che altro allibito per queste scelte offensive, soprattutto l'ultima abbastanza avventata da parte di Brescia che, come dicevamo, non sceglie più i tiri in qualità come la fase soprattutto finale del primo quarto, quando aveva cercato di far perno sulla fisicità vicino al canestro di Turmel, abbastanza ignorata invece negli ultimi possessi. Ceccarelli intanto per Selargiu, dietro schiene, poi il pallone in angolo per Manzotti, tiro aperto e sbagliato in questo caso da parte di Giulia Manzotti, Turmel sul rimbalzo difensivo e poi Rainis tornata sul parquet, l'hesitation poi di De Cristofaro, ribalta il lato per Pintossi, si torna dal capitano di Brixia, eccolo qui il post per Turmel, legge ancora benissimo il taglio di Bonomi che però si divora il canestro, recupera il pallone, mette le cose a posto in qualche modo Benedetta Bonomi con questo canestro che vale il meno 2 Brixia, 22-20, chiamata a pugno stavolta per Simioni, Manzotti 1:55, Simioni mette ordine nelle spaziature di Selargiu, è pronto a giocare l'uno contro uno con Rainis, va in mezzo angolo da Manzotti, stavolta la tripla è corta, De Cristofaro è pronto a lanciare in transizione le compagne, rientro difensivo puntuale di Selargiu, allora non c'è sfogo della transizione, deve attaccare la difesa schierata Brixia, altro ribaltamento per Pintossi, conclusione che si spegne sul secondo ferro, la prima ad arrivare sul pallone vagante ancora la numero 15, Rainis in punta sull'extra possesso Brixia, il tiro dall'angolo a segno da parte di Bonomi, contro sorpasso Brixia, 23-22, ultimi 70 secondi del secondo quarto, uscita in punta di Ceccarelli, scippata nel pallone però Simioni che deve spendere il fallo addirittura antisportivo su Rainis, giocata importantissima da parte della numero 21 ospite Carlotta Rainis, una delle poche senior di Brixia, classe 97, friulana, scuola Pordenone, Stemarosa.
Time out Fioretto intanto. 63 secondi al termine del primo quarto e Brixia che cerca di rigirare l'inerzia dalla sua parte dopo qualche problema questo secondo quarto. Approfittiamo di questa pausa per ricordarvi ancora una volta che la diretta in Lombardia è offerta da TechFind, main sponsor del San Salvatore Selargius, oltre che del campionato di Serie A1 femminile nella Coppa Italia, andate in archivio ovviamente, sempre della Serie A1. Meno concitato qui il time out di Zanardi. Fioretto che invece dal canto proprio cerca di richiamare l'attenzione della sua squadra, si è espressa molto molto bene a tratti questa seconda frazione di gioco. È scivolata nuovamente sotto, ma di una sola lunghezza, 23-22. Torna in campo Manzotti, Ceccarelli, Granzotto, Simioni, Cutrupi per Selargius, risponde Brixia con De Cristofaro, Turmel, Pintossi, Bonomi e Rainis in lunetta. L'ultima chiamata è stata il fallo antisportivo ai danni di Giulia Simioni, il libero è sbagliato da Rainis, ne avrà un'altra a disposizione, poi ovviamente ci sarà anche il possesso aggiuntivo per la squadra lombarda. Secondo libero che va a segno, più due Brixia, 24-22. Vediamo se riesce a sfruttare anche il possesso aggiuntivo la squadra di coach Stefano Zanardi. Rimessa affidata a De Cristofaro, fuori per Rainis, Bonomi guarda in direzione di Turmel che ha bloccato per l'uscita di De Cristofaro, post basso per la francese, affrontata ancora da Cutrupi, gira sul perno e sbaglia stavolta Angelina Turmel, occasione dall'altra parte per Selargius. 45 secondi al termine del primo quarto, parte verso sinistra Ceccarelli, il tiro cadendo all'indietro è sbagliato, si perde un giro a rimbalzo Bonomi, fallo antisportivo chiamato anche dall'altra parte, fallo antisportivo nella circostanza di Benedetta Bonomi. Dunque metro arbitrale abbastanza coerente fino a questo punto, questo genere di contatti. Fuori Bonomi, torna Pinardi, Manzotti sarà chiamata ad amministrare. Vedete qui inquadrato coach Fioretto, tecnico della TechFind San Salvatore, che osserva il primo libero mandato a segno da Giulia Manzotti. Riporta sul meno uno la sua formazione e poi vedete le cose a posto. 24 pari, 38 e 6 da giocare nel secondo quarto. Gara 1 dei quarti di finale playoff. Primo atto qui al Palaviana di Selargius con Granzotto che serve subito Simioni, attaccata forte da Pinardi. Si fa vedere Ceccarelli, la linea di passaggio però non è pulita. Simioni, palleggio aperto, va verso destra, aggredisce ancora il pitturato. Questo è un gran canestro di Giulia Simioni, addirittura in reverse, ed ecco il controsorpasso Selargius. 25-24 con Brixia che cerca di lavorare anche con il cronometro. 10 secondi dal palleggio Rainis, va verso destra, offre il pallone a De Cristofaro, 4 secondi, De Cristofaro, scippata del pallone da Granzotto, ma recupera Rainis, prova a prendersi anche il fallo, la sua preghiera, sbatte sul tabellone, finisce il primo tempo al Palaviana, un primo tempo veramente di grande intensità, abbiamo visto tanti errori, forse una gara non spettacolare, ma lo spettacolo è stato soprattutto di intensità da parte le due formazioni. 26 per la TechFind San Salvatore Selargius, 24 per la Brixia Basket dopo i primi 20 minuti di gioco. Una partita che promette scintille anche nel secondo tempo. Noi rifiatiamo un po', torneremo in diretta ovviamente per il racconto del secondo tempo. Restate su Diretta Sport.
io investo sulla rivista City & City. It's City & City, and I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Tre decenni di esperienza, le tecnologie più avanzate, l'affidabilità delle materie prime utilizzate e ancora certezza della spesa da affrontare e precisione nella riconsegna del veicolo. Car Service esegue con cura tutto ciò di cui la tua auto ha bisogno. Un servizio realmente a 360 gradi per la tua quattro ruote, personale o commerciale. Ricostruzione strutturale di telai, interventi di carrozzeria, meccanica, centro revisioni, elettrauto, diagnosi certificata, pneumatici, climatizzazione, glass service e anche nei festivi soccorso stradale 24 ore. Con il suo forno essiccazione con centrale termica, dal 1992 la Car Service di Luciano Ezzi è, in piena sicurezza, punto di riferimento nel settore in partnership con i migliori marchi dell'auto italiana ed europea e in convenzione con le più importanti compagnie assicurative. Car Service a Cagliari, in via dell'Artigianato 20, presso via Elmas. Hai avuto un sinistro o cerchi semplicemente un ritocco alla tua auto? Chiama o passa a trovarci. Avremo sempre la soluzione giusta per te, anche in Sardex. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club, scegli Hotel Residenziale Ulivie Palme. La struttura offre due tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'hotel Ulivie Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivie Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Eccoci tornati in diretta dal Pala Vienna di Selargius, ultimi secondi dell'intervallo, gara 1 dei playoff. Techfine San Salvatore avanti sulla RMB Brescia dopo i primi 20 minuti di gioco sul 26-24, gara dal punteggio bassissimo con percentuali non certo entusiasmanti da una parte e dall'altra, 30%, 9 su 30 per la Techfine da una parte, 8 su 35 addirittura, 22,9% per Brixia dall'altra parte, ma come vi raccontavamo in conclusione il collegamento della prima frazione, lo spettacolo è stato di intensità, di volontà, di determinazione da una parte e dall'altra. Dunque la sfida è assolutamente incerta, nonostante Brixia, come già più volte sottolineato, arrivi come seconda forza nel tabellone playoff. Selargius è la settima. Si riparte con Granzotto, Simioni, Manzotti, Cutrupi e Pandori. Primo ingresso in partita per lei. Quanto riguarda Selargius, risponde Brixia dall'altra parte con Turmel, Rainis, Bonomi, La Banca e Carlotta Zanardi.
parte verso destra, Granzotto scarica per Pandori, extra pass, Simioni da tre punti, secondo ferro ma tiro ben costruito in questa circostanza da Selardus, attacca dall'altra parte Zanardi, la palla in angolo, Bonomi, tiro da tre punti a segno, importante per controsorpassare subito con il primo tiro nel terzo quarto, Brixia difesa zona subito comandata dall'altra parte da parte di coach Stefano Zanardi, Simioni per Granzotto e poi Manzotti, ancora Simioni in punta, cerca Granzotto, difficile creare dei vantaggi ancora contro la zona agguerrita di Brixia, Granzotto attacca il close out di Labanca, coinvolge dall'altra parte Pandori, scade il cronometro dei 24 e nulla di fatto, subito redarguita Giulia Manzotti, una gestione di questo possesso con sua zona, Brixia già nel primo tempo aveva messo in difficoltà Selargius, attenzione al tiro da tre punti, anche questo dentro, concesso troppo spazio a Turmel, pericolosa non solo sulle ricezioni profonde ma anche con il tiro dalla media e lunga distanza, non ce lo ha fatto vedere tanto nel corso del primo tempo, lo fa vedere invece molto bene al principio di questo secondo tempo, due triple in fila, 29-26 e poi il contatto sotto canestro con la segnalazione che stavolta premia Selargius, non convintissimo Zanardi, tecnico di Brixia, questa chiamata rimessa dal fondo affidata a Granzotto, si fa vedere, riceve pur con qualche difficoltà Manzotti, attacca subito Turmel che va per la stoppata, è in ritardo Turmel, presa lontano da canestro da Manzotti, ovviamente in emergenza in quella situazione, fa spendere un fallo che è però soltanto il primo della sua partita se non abbiamo visto male, lunetta per Manzotti, 8:30 per chiudere il terzo quarto, il libero che va dentro per Giulia Manzotti, miglior marcatrice del San Salvatore al termine della regular season con 15 punti di media, dentro anche il secondo, meno 1 Selargius, 29-28 e possesso per Carlotta Zanardi con la chiamata pugno nell'attacco di Brixia, la banca è andata a bloccare, ancora Zanardi a cercare soluzioni, rischia di andare a finire in un vicolo cieco, abbassa forse leggermente le mani Cutrupi e induce alla la chiamata il direttore di gara, fischio accettato controvoglia diciamo così dalla panchina di Selargius, rimessa per Rainis e il primo fallo di squadra per Selargius, attacca Zanardi, lascia andare il tiro con parabola, finisce anche per terra, chiede un fallo che però non arriva, altro possesso per Brixia, Bonomi ad attaccare il close out di Simioni, Erbola ancora e Cutrupi che si fa sentire a rimbalzo, Simioni dall'altra parte, Granzotto e poi Manzotti, la partenza forte sulla banca che tiene con lo scivolamento, induce l'avversario all'errore, la banca attaccata forte da Granzotto, recupera ancora propiziato dal capitano con la specialità della casa, la rubata e poi la fuga in contropiede, Selargius è avanti 30-29, partita ancora incerta dopo quel mini break di Brixia, Bonomi mette palla per terra contro Pandori, chiude il palleggio, va dalla banca, il tiro frontale accolto anche dagli dei del basket, Brixia avanti 31-30, chiamata di Granzotto, Manzotti, zona Brixia, sistema le spaziature Granzotto, Manzotti ad attaccare Rainis, usa troppo le braccia, ancora in difesa l'ex Pordenone, fallo personale per la numero 21, vediamo un po' qual è il suo conto personale, secondo per Rainis, 7:08 sul cronometro del terzo quarto, rimessa dal fondo San Salvatore Selargius a beneficio di Marta Granzotto, un'occhiata dentro per lo smarcamento di Simioni che riceve in questo istante, Giulia Simioni che mette il pallone per terra, va in punta da Martina Pandori, poi c'è Granzotto, servita Manzotti, presa in consegna da Bonomi, torna fuori, Simioni tripla con spazio, secondo ferro e poi Turmel che si fa sentire a rimbalzo, offre il pallone a Carlotta Zanardi, poi Bonomi, Turmel ci riprova da tre punti, pallone che fa dentro e fuori, poi rimessa per Selargius, questa è la segnalazione del signor Spinelli, Carlotta Zanardi a condurre Brixia,
dal punto di vista della regia, ma sta affrontando una giornata veramente abbastanza complicata, ancora senza punti dal campo. Granzotto intanto, Simioni, Salarius che attacca sotto di una lunghezza, Simioni battuto per terra per Manzotti dall'angolo, errore, tocca a rimbalzo soltanto Pandori, rimessa Brixia. Rainis per Carlotta Zanardi, Turmel, Rainis fa circolare per Carlotta Zanardi, ancora post basso, Turmel, giro e tiro soltanto Ferro, bel lavoro di La Banca, che è la più attiva di tutti a rimbalzo, si arrabbia Fioretto, queste sono le cose che non deve assolutamente concedere Selargius, soprattutto in questa gara 1, per riuscire in qualche modo a invertire il pronostico di questa serie. Torna il Abab, fuori Cutrupi, liberi per La Banca, 4 punti per lei fino a questo punto. Ora arriva il quinto, più 2 Brixia, 32-30. Dentro anche il secondo, glaciale La Banca dalla lunetta, un possesso pieno di vantaggio allora per Brixia sul 33-30. Simioni, Manzotti, palla per terra, ancora Giulia Simioni, poi Pandori, Granzotto, Simioni, un'occhiata per il Abab che però non può ricevere, va dentro Manzotti, apre per il possibile tiro da lontano di Granzotto che cerca il tiro invece in avvicinamento, resta a terra dolorante il capitano della Techfind, poi il gioco viene interrotto per permettere i soccorsi a Granzotto che dopo aver lasciato partire il tiro è andata a impattare sulla gamba del difensore, rimediando questa contusione. Ha fatto ampi cenni alla panchina, ha detto che ha bisogno di un minuto per riprendersi e ha bisogno soprattutto del ghiaccio sulla caviglia. Attenzione, questo è un momento importante della partita, Selargius che non può assolutamente permettersi di perdere il suo capitano, dovrebbe essere nelle condizioni di riprendere la partita Granzotto. Intanto Simioni allo scadere dei 24 sbaglia, lotta sul pallone La Bab, poi sostanzialmente travolge Zanardi che si prende il fallo e sarà rimessa per Brixia. Ancora spiegazioni tra Fioretto e la coppia arbitrale mentre attacca Turmel, finta il tiro, attaccata forte da El Abab, esagera un po' secondo il direttore di gara. La lunga fiorentina è addirittura il suo quarto fallo personale, speso in maniera non del tutto saggia. Selargius ha imparato a proprie spese che non deve assolutamente concedere. C'è peraltro, anzi non c'è ancora il bonus, anzi si è aggiornato ora il tabellone, dunque dal prossimo fallo per Selargius si andrà a tirare. Dicevamo, Selargius che non deve concedere il tiro dalla lunga distanza a Turmel, mentre Simioni segna con il fallo e andrà in lunetta con il tiro libero supplementare, attacca al palleggio. Tiene molto bene il contatto la playmaker della nazionale svizzera, arrivata dopo una lunga esperienza nel campionato inglese. Converte anche il libero aggiuntivo ed ecco la parità ripristinata qui al Palavienna, 33-33. Mentre siamo entrati nella seconda metà del terzo quarto, Turmel, Bonomi prende il tiro dall'angolo da 2 punti e La Bab nel rimbalzo difensivo. Tenere i nervi saldi e La Bab, evitare qualsiasi tipo di reazione, giunta al limite dei falli. Viene richiamato all'ordine anche dal suo allenatore. Sugli sviluppi è arrivato il fallo della difesa. Cambio, torna Giulia De Cristofaro.
ed esce la banca. Tutto questo a 4 minuti e 49 secondi dal termine del terzo quarto. Bonus anche dall'altra parte, Simeone in lunetta. Simeone che cerca di ergersi un po' a condottiera in questa fase del terzo quarto, con Granzotto ancora in panchina per cercare di smaltire quella botta alla caviglia. Simeone segna anche questo tiro libero, morbidissimo a segno. Ha concluso la regular season con 5,2 punti, 4,2 rimbalzi di media. La playmaker classe 93 del San Salvatore. Avanti di uno, difende la Tech Find. Carlotta Zanardi dal palleggio, si fa vedere, riceve Rainis. Palla per terra, la numero 21. Violazione di passi, anche qui abbastanza evidente da parte di Rainis, che non protesta. Non protesta neanche la panchina di Brixia. Perno trascinato in maniera abbastanza evidente anche in questo caso. Ancora a campo per l'Abab, nonostante i problemi di falli. Nel frattempo 4:25, Mura sul parquet per il San Salvatore. E lei andare in regia. Simeone si alza, Ceccarelli pronta al ritorno sul parquet. Mura fa circolare per l'Abab, ribalta per Manzotti, deve stare attento al braccio esterno contro Zanardi, passa in qualche modo Manzotti ma sbaglia la conclusione, rimbalzo difensivo per Turmelle, poi corre Carlotta Zanardi dall'altra parte per De Cristofaro, subito aggredita da Manzotti che cerca il pallone e trova il fallo. Liberi per Brixia, si fa ingolosire un po' dalla ricerca del pallone qui Giulia Manzotti in panchina con tre falli. Miglior marcatrice stagionale di Selargius torna a Ceccarelli. Lunetta per De Cristofaro, il capitano di Brixia. Ancora il ghiaccio sulla caviglia di Granzotto che scuote la testa. Vedremo se sarà in grado di rientrare. Il primo libero è andato dentro per De Cristofaro. Dentro anche il secondo, vantaggio Brixia 3-5, 3-4 in favore di chi difende. Ancora la press già vista inizio partita, Simeone, Ceccarelli attaccata lucidamente la difesa bresciana, qui il pallone sparato sui piedi di Elabab ma prima c'era stato il tocco della difesa, sempre con il piede, rimessa dal fondo Selargius. 3-49, Ceccarelli da tre punti, un po' persa qui sulla rimessa, errore, e Zanardi che attacca per Brixia. De Cristofaro presa in consegna da Mura, in punta c'è Bonomi, Rainis, ancora Bonomi, arriva leggermente in ritardo Mura, sbaglia comunque la conclusione del 6-75, qui la giocatrice di Brixia. Siamo già dall'altra parte con Ceccarelli, Mura attacca dal palleggio, Simeone, arriva Rainis, gioca due con Pandori, sviluppa ancora sul perimetro l'azione di Selargius con Ceccarelli che non riesce a costruire il vantaggio. Allora tripla in emergenza per Mura che va a segno, 37-35, gran canestro per Francesca Mura. 3 minuti al termine del terzo quarto, Turmel, adeguamento difensivo anche per Selargius, partita a scacchi tra i due allenatori. Rainis dal palleggio, fuori Bonomi, ancora Carlotta Zanardi da tre punti di tabella, dentro anche questa e vale comunque tre, quanto conceda poco all'estetica questa bomba di Carlotta Zanardi, baby prodigio di Brixia, 16 anni, già componente fissa della nazionale under 16, con cui ha disputato anche gli europei. Linea di fondo per Pandori, intanto che si infrange sul muro difensivo eretto da Bonomi, si sposta all'ultimo Bonomi, c'è il fallo della difesa e liberi per la baby prodigio invece di Selargius, Martina Pandori, anche lei classe 2003, mentre Zanardi ovviamente classe 2005. Ricordiamo, fuori Simeone, gran partita davvero per lei fino a questo punto. Torna Granzotto, pur claudicante, pronto a offrire ancora il suo contributo alla causa, dicevamo, di Pandori, che ha sorpreso tutti già lo scorso anno guadagnandosi un posto fisso in quintetto quando il tecnico di Selargius era Antonello Restivo, ora passato alla Dinamo Sassari al gradino di sopra. Qualche difficoltà in più in questa stagione per Pandori, ha trovato un po' di spazio in meno, questo non gli ha impedito di timbrare il successo inaugurale su San Giovanni Valdarno, di essere in qualche modo determinante anche in altre partite di questa stagione.
altro braccio esterno fatto vedere in maniera abbastanza evidente da Mure, allora è inevitabile la chiamata di fallo in attacco. Coerenza anche qui dal punto di vista del metro arbitrale. 38 pari, Brixia in attacco con De Cristofaro, ultimi 2 minuti e 15 del terzo quarto. Dal palleggio Carlotta Zanardi, schiacciato per terra per Turmel. De Cristofaro vuole il post basso, è pronto il raddoppio di Pandori, esce fuori Turmel. Zanardi cerca il pallone da dietro, Granzotto probabilmente non trova il braccio dell'avversario, ma quando gli arbitri vedono questo movimento sono quasi sempre, anzi direi sempre, indotti al fischio in automatico. È un fischio pesante questo perché siamo in bonus, come già più volte ricordato. Allora lunetta per Carlotta Zanardi, che ha l'opportunità di sbloccarsi in una partita abbastanza stregata fin qui per lei. Primo libero a segno, incoraggiata a gran voce dalla sua assistant coach e madre in panchina, Laura Marcolini. Dentro anche il secondo per Carlotta Zanardi, vantaggio Brixia, è ancora press dopo il canestro segnato. Mura esce fuori dalla trappola molto bene, Ceccarelli, Francesca Mura per Pandori, torna fuori da Ceccarelli, si fa vedere, riceve El Abab. Mura, qui una linea di passaggio un po' scontata, recupera De Cristofaro e poi pronta a correre Ramona Tomasoni, chiamata a dare freschezza in questo momento della partita a Brixia. Più due palle in mano per la squadra di Stefano Zanardi. Turmel, il tiro da tre punti di Rainis, in e out, ma il pallone vagante ancora preda di Brixia, chiamata a corna per Carlotta Zanardi da tre punti. De Cristofaro sbaglia, lasciata sola a rimbalzo Tomasoni, non tira, preferisce riaprire Rainis. 8 secondi per il tiro. Turmel dall'angolo, punita Selargius, che ora finisce sotto di 4, 42 a 38. Zona Brixia, Granzotto, Ceccarelli, ancora il capitano Marta Granzotto, è pronto il blocco di Munia El Abab. Ceccarelli, ancora Marta Granzotto, mette palla per terra, fa dentro, anche qui arriva leggermente in ritardo Rainis, il fallo della difesa, aveva cercato di prendere lo sfondamento l'ex Pordenone, il fallo come detto invece è proprio suo. Torna Manzotti, intanto fuori Pandori che ha provato a dare un contributo di sostanza in questi minuti che le sono stati concessi da coach Fioretto. Lunetta per Granzotto. Dicevamo in precedenza di Laura Marcolini, assistente di coach Zanardi, nonché moglie, è stata compagna di squadra in Serie B, sua figlia Carlotta Zanardi qualche stagione fa nel campionato di Serie B con Zanardi, che Carlotta ovviamente che muoveva sui primi passi nel basket senior ad appena 13 anni e già faceva registrare dei record incredibili. Questa stagione addirittura una tripla doppia, circostanza certamente non usuale nel basket femminile. Tripla doppia fatta registrare qualche settimana fa al cospetto di Bolzano. Carlotta Zanardi che in precedenza aveva demolito letteralmente il Cuscagliari con 35 punti a referto, era il 29 novembre. Qui si prende la tripla, cerca ancora un contatto che però non c'è stato. Sul pallone vagante c'è la Bab che corre il campo, va a disturbarla proprio Carlotta Zanardi, poi arriva la stoppata di Turmel che fa valere i suoi centimetri, ma il possesso è ancora per Selargius, fuori subito il pallone per Manzotti. 25 secondi per chiudere il terzo quarto, meno 2 per la formazione giallonera. Manzotti fuori, Ceccarelli da 3 punti soltanto Ferre, poi arriva Zanardi sul pallone, un tiro, dice Stefano Zanardi dalla panchina, c'è spazio per De Cristofaro che mette il pallone per terra, ancora Carlotta Zanardi affrontata da Marta Granzotto, c'è Nghessan fuori ancora per Carlotta Zanardi, si mette in proprio il tiro di tabella, stavolta non le sorride. Allora le squadre vanno all'ultimo mini intervallo, stavolta davanti c'è Brixia sul 42 a 40, ma la partita è ancora aperta a ogni tipo di esito. Per noi un po' di pubblicità, poi ancora in diretta su Directa Sport. Tre decenni di esperienza, le tecnologie più avanzate, l'affidabilità delle materie prime utilizzate e ancora certezza della spesa da affrontare e precisione nella riconsegna del veicolo.
Car Service esegue con cura tutto ciò di cui la tua auto ha bisogno. Un servizio realmente a 360 gradi per la tua quattro ruote, personale o commerciale. Ricostruzione strutturale di telai, interventi di carrozzeria, meccanica, centro revisioni, elettrauto, diagnosi certificata, pneumatici, climatizzazione, glass service e anche nei festivi soccorso stradale 24 ore. Con il suo forno essiccazione con centrale termica, dal 1992 la Car Service di Luciano Ezzi è, in piena sicurezza, punto di riferimento nel settore, in partnership con i migliori marchi dell'auto italiana ed europea e in convenzione con le più importanti compagnie assicurative. Car Service a Cagliari, in via dell'Artigianato 20, presso via Elmas. Hai avuto un sinistro o cerchi semplicemente un ritocco alla tua auto? Chiama o passa a trovarci. Avremo sempre la soluzione giusta per te, anche in Sardex. Ultimo quarto che inizia in questo istante al Palaviena di Sellaggio, si riparte dal più 2 Brixia a 42 a 40. Dicevamo in precedenza, si giocano altre partite di quarti di finale playoff, sempre gara 1 in tutti i casi, con Faenza che è avanti sul campo della cestistica spezzina mentre arriva la tripla di De Cristofaro per il più 5 Brixia. Chiedeva anche un fallo che non è arrivato. Umberti davanti a Patti, 47 a 45. Questo per quanto riguarda il girone sud, con invece per quanto riguarda i playout, Livorno avanti su Civitanova Marche, 17 a 14 nel primo quarto di gioco ancora in corso. Brixia che cerca un'accelerazione subito in questo ultimo quarto. Carlotta Zanardi, poi il pallone consegnato a De Cristofaro, più 5 palle in mano Brixia. De Cristofaro attaccata da Amura, il pallone in gomito per Turmelli, il tiro è morbido ma sbagliato a rimbalzo. C'è Manzotti che prova a rilanciare subito l'azione delle sue con Granzotto, palleggio, resta il tiro dalla media, secondo ferro, poi il pallone che si arrampica sul tabellone, rimessa a Selargius. Time out in campo, dicevamo. Allora, risultati, stavolta possiamo tornare con più calma le altre sfide. Dicevamo, c'è stata la vittoria già del Cuscagliari in gara 1 di playout contro Bolzano, 61-56 il risultato finale, con la squadra universitaria guidata dai 17 punti e 10 rimbalzi di Erika Striulli. Faenza che conduce alla Spezia 49-41, il punteggio a 6 minuti e 4 secondi dal termine della gara. Ultimo quarto in corso anche a Patti, con il risultato di parità al momento tra Patti e Umberti, da 47 pari a 9:40 dal termine del match. Dunque ultimo quarto che è appena iniziato. Per quanto riguarda il girone nord, Ponzano sotto di 6 contro Bolzano, 56-50. Vicenza che conduce su Udine per 34-31, e Alpo avanti di 6 in casa. Contro ovviamente Castelnuovo Scrivia. Si riparte con la rimessa dal fondo per la squadra giallonera, subito Granzotto, presa in consegna da Rotta Zanardi. Granzotto, palleggio aperto, mano sinistra a Mura, fa circolare per Manzotti, aggredita da Turmel, il tiro da 3 punti di Muniel Abbab che rilancia le quotazioni del San Salvatore, meno 2 ora, 45-43. Ghessan, Zanardi, e poi in angolo c'è De Cristofaro,
va a recuperare il pallone la Tecfa in merito di Silvia Ceccarelli in questa circostanza. Manzotti con energia dall'altra parte, la squadra di Fioretto, Granzotto, airball sul pallone vagante, però ci arriva per prima ancora Ceccarelli, che sta dando un contributo importante ora. Palla in posto per la Baba, domestica il pallone, extra pass, Granzotto, Mura, ancora Ceccarelli, 3 secondi per il tiro, Ceccarelli, secondo ferro e la Bab tocca due volte il pallone, che però poi è preda di Carlotta Zanardi. 7:50, chiamata 1 nell'attacco di Brixia. Turmel, Nghessan, disturbata da Mura, fa vedere anche Ceccarelli per un possibile raddoppio, il pallone sputato fuori ottimamente per la tripla di buona qualità offerta a Zanardi. Non riesce a prendere gran ritmo in attacco in questa partita, almeno fino ad ora. Marta Granzotto, il blocco granitico di Ella Bab, parte verso sinistra, Ceccarelli, gran canestro, Silvia Ceccarelli caldissima in questo ultimo quarto. Mini break di 5-0, Techfind parità ripristinata al Pala Vienna. 7-10, stanno per tornare la banca, poi anche vediamo un po' il numero 11 Bonomi per Brixia, mentre è arrivato il canestro di Nghessan, solissima Mura dall'altra parte, trova solo il primo ferro, congela il possesso allora De Cristofaro, che porge verso Carlotta Zanardi, ultime indicazioni per Bonomi. Carlotta Zanardi legge il blocco portato da Turmel, poi De Cristofaro, pick and roll che non si completa con l'ausilio della sponda, bella marcatura d'anticipo sulla ricezione in post basso, Granzotto sbaglia anche questa, ma c'è la Bab che si sta dannando l'anima a rimbalzo, ricordiamo 4 falli a carico per lei. Possesso comunque per Brixia, 6:20 sul cronometro della partita, e qualche segnale di stanchezza ora da una parte e dall'altra. Tripla aperta per Zanardi, concessa un po' colpevolmente stavolta da Selargius, dopo il rimbalzo l'apertura per Mura dall'altra parte, la virata, il tiro in precario equilibrio e gran canestro per Francesca Mura, ancora pari al Pala Vienna, 47-47. Time out Zanardi, a dir poco concitato, mentre osserviamo il rientro in panchina della squadra giallonera con la camera guidata dal nostro Enrico Costa. Una volta di più vi ricordiamo che è possibile assistere alla diretta di questa partita in tutta Italia, Lombardia compresa, grazie allo sforzo di Techfind, crede nella comunicazione nel basket femminile. Vista l'importanza insomma di questa gara anche il basket femminile lombardo ha voluto regalare la visione gratuita anche a tutti i tifosi della RMB Brescia. Si riparte allora, Zanardi, Rainis, la banca, Bonomi e Nghessan, questo è il quintetto di Brixia senza Turmel. Dunque ora Mura, Granzotto, Manzotti e la Bab, Ceccarelli dall'altra parte, la banca fuori per Bonomi, palla per terra, esplora soluzioni, Nghessan in punta, ancora Bonomi, 6 secondi per il tiro, ancora un pallone rubato, gran difesa per Selargius, Ceccarelli non trova spazio, allora preferisce appoggiare saggiamente per Giulia Manzotti, Granzotto, Mura, circolazione sul perimetro, finta di blocco, poi è la Bab che scappa dentro, riapre bene in angolo per Manzotti, pesca la tripla, vantaggio Selargius, 50-47, gran bel lavoro offensivo in questo caso con la palla dentro e poi ribaltamento immediato fuori, continua a crederci Manzotti nonostante non sia stata sempre fortunata al tiro a lunga distanza nel corso di questo match. Vantaggio Techfind 50-47, attacca Rainis, il tiro in precario equilibrio è sbagliato, vediamo chi è stato l'ultimo a toccare, è stata Giulia Manzotti. Rimesso in gioco il pallone per la banca, linea di fondo molto aggressiva con Ella Bab,
che non può essere ovviamente al 100% dal punto di vista difensivo. E allora resto del meno 1 Brixi a 50-49. Manzotti porta fuori il pallone, Granzotto, Ceccarelli, altra tripla, altro canestro. RSI Larus che ha preso fiducia dai 6,75. Attenzione al più 4 della squadra selargina, ha bisogno di una risposta immediata. Brescia si affida alla banca, il taglio di Inghessan, pallone fuori per Bonomi, in punta ancora per la banca, attaccata non solo sul pallone anche sull'avambraccio da parte di Granzotto, altro fallo evidente puntualmente segnalato dalla coppia arbitrale, secondo per Granzotto, primo di squadra per Selarjus in questo ultimo quarto a 4:24 dal termine del match. La banca che torna in lunetta, primo libero che va a segno, è il nono punto della sua partita. Seconda miglior marcatrice di squadra alle spalle di Bonomi, dentro anche il secondo, dunque doppia cifra anche per lei. Di mezzo allo svantaggio Brixia, che ancora accenna ad allungare la difesa, poi torna prontamente nella metà campo difensiva senza dar troppo fastidio a Granzotto. Cambio su Granzotto con la presa in consegna dalla banca. Manzotti, linea di fondo, l'ultima a toccare è stata Carlotta Zanardi. Chiamata blu, questa difesa sulla rimessa per Brixia, tiro da due di Manzotti, primo ferro Ceccarelli ancora ad arrivarci per prima e poi la segnalazione del fallo da segnalare. L'ultimo quarto di Silvia Ceccarelli. Giunta intanto al limite di falli Bonomi e questa è una tegola per coach Stefano Zanardi. Torna a questo punto obbligatoriamente Turmel. Granzotto. Ceccarelli da tre punti, dentro anche questa, Silvia Ceccarelli. Impazzisce la panchina di Selarjus. Più 5 ora, 5-6, 5-1 in favore di chi difende. Ultimi 3:40 di partita, la banca, Nghessan ancora in punta, la banca, il tiro da tre per rimettere in partita Brescia. Puntualmente marica la banca a rispondere al fuoco nemico. 56-54, Granzotto finta di prendere il tiro da tre punti, poi offre per Mura, extra pass, Ceccarelli, Manzotti dall'angolo, poi da terra addirittura la giocatrice di Brixia, si trattava di la banca, si lotta veramente con ardore su ogni pallone. Nghessan, un'occhiata verso Turmel, vuole servirla Brixia, Granzotto col fallo, si dispera la panchina di Selarjus. Terzo personale di Granzotto, molto sorpresa per questo fischio il capitano di Selarjus. Esce Mura, torna Simioni. Quattro quinti del quintetto iniziale, dunque in campo per Selarjus. Ceccarelli che è in campo al posto di Cutrupi, che ha indicato la strada nell'approccio questa ultima frazione di gioco. Pausa che consente di rifiatare non solo alle giocatrici in campo, consente anche a noi con questa battaglia veramente intensa. Rainis sulla rimessa, rotta Zanardi, affrontata da Giulia Simioni, ancora Rainis pronta a bloccare Turmel, va verso destra, invece l'accompagna la stoppata poi perentoria di Manzotti sul tentativo dalla lunga distanza di Inghessan. De Cristofaro in campo, a breve fuori Inghessan, 4 secondi residui sul cronometro dei 24. Vediamo qual è la soluzione adottata da Brixia. Vuole il pallone Zanardi, presa d'anticipo però da Simioni, prova a servirla in qualche modo alla compagna. Zanardi si inventa un tiro e cerca ancora
di far notare agli arbitri un contatto che però non c'è stato. Granzotto allora, dietro schiena per Marta Granzotto, 2.40. Palleggio aperto ancora per il capitano di Selagius, Ceccarelli attacca il close out di Turmel, fa benissimo tutto quanto ancora Silvia Ceccarelli, è molto lucida nella lettura. Turmel non può tenere il suo primo passo così lontano da canestro, la batte con rapidità Ceccarelli, altri due, protagonista assoluta in questo ultimo quarto, lo ripetiamo per l'ennesima volta, ma se lo merita Silvia Ceccarelli, che è arrivata qui a Selagius reduce da un gravissimo infortunio al ginocchio. Non aveva ancora forse recuperato del tutto la fiducia, lo ha fatto pian piano nel corso di questa stagione fino a diventare un fattore assolutamente determinante. Zanardi ancora a far volare la lavagnetta in panchina, sua voce arriva fin a ridosso della nostra postazione. Ultimi 2 minuti e 34, inizia dunque la volata finale di questa partita, non si possono più permettere errori. Né la Techfind pure avanti di 4, né tantomeno la Brixia, seconda nel tabellone playoff del campionato di Serie A2. Squadra grande indiziata alla promozione assieme a Faenza. Squadra che nella regular season ha saputo mettere in piedi anche una striscia clamorosa di 15 successi consecutivi. De Cristofaro intanto, il gioco è ripreso, Rainis per la ricezione, Turmel deve stare attenta ai Labab, fa circolare con la giocatrice francese per la banca, mette il pallone per terra con la mano sinistra aggredita da Manzotti, torna fuori da Zanardi, passo d'incrocio ottimo per Zanardi, bellissimo canestro di puro talento stavolta per Carlotta Zanardi. 2-0-5, Simioni, Granzotto e la Bab, pallone consegnato per Ceccarelli, parte verso sinistra ancora Ceccarelli senza paura, rischia lo sfondamento, passi invece la chiamata arbitrale. Problemi per una giocatrice di Brixia là a bordo campo, c'è un po' di apprensione, richiamata l'attenzione del medico che ci auguriamo intervenga prontamente, forse un po' di mancamento, una giocatrice che non riusciamo a identificare purtroppo da questa posizione. Dovrebbe trattarsi del capitano De Cristofaro. Sta parlando col medico di Selagius. Dunque è sicuramente cosciente. Il gioco è ripreso, dunque le sue condizioni evidentemente non sono particolarmente preoccupanti. Se resta a terra. Sì, De Cristofaro, confermiamo. Anzi, correggiamo, è Tomasoni per quanto riguarda Brixia. Mentre seguiamo il prosieguo della partita, De Cristofaro in campo, ovviamente non poteva essere lei, chiediamo scusa ancora una volta per l'errore. Tomasoni con qualche problema in panchina. 58-56 intanto per Selagius che attacca con Simioni. Ultimo minuto di partita, Granzotto e la Bab prende subito il tiro dall'angolo. Errore qui per la Bab che torna alla metà campo difensiva. De Cristofaro, Zanardi, Rainis, c'è Turmel, fa circolare ancora per De Cristofaro la tripla con errore, il rimbalzo portato giù da Granzotto, 40 secondi, più due palle in mano Selagius, Granzotto dal palleggio, Simioni, 32 secondi, e la Bab consegnato per Granzotto, 8 secondi residui sul cronometro dei 24, Ceccarelli mette palla per terra, palleggio, arresto e tiro dall'angolo, Silvia Ceccarelli per il più 4 ancora, 60-56, 21 secondi e 6 decimi sul cronometro, time out Zanardi. Ora è complicata la situazione di Brixia, ancora ovviamente non compromessa,
21 secondi nel basket possono essere anche un'eternità. Ultimo quarto interpretato senz'altro meglio fin qui da Selargius, che ora vuole evitare sbavature per regalarsi un esordio assoluto nei playoff. Un successo da sogno. Si torna in campo allora. Questo frangente decisivo ormai. De Cristofaro, Turmel, La Banca, Zanardi e Rainis per Brixia. Risponde Selargius con Ceccarelli, Manzotti e Labab, Simioni e Granzotto. Queste le 10 protagoniste per il finale di partita. Pallone consegnato a De Cristofaro per la rimessa, esce dal doppio blocco Zanardi, presa d'anticipo comunque da Ceccarelli che le voleva negare la ricezione. Tiro da 3 punti sbagliato, Turmel giganteggia come suo solito a rimbalzo, la rimessa è per Selargius. L'urlo di liberazione di Elabab e di tutta la panchina giallonera. Time out Fioretto, 15 secondi e 8 residui, più 4 palle in mano Selargius. E ora non tantissime strade sono rimaste a Brixia. Due falli di squadra per le giallonere, uno soltanto per la squadra bianco-blu. Vediamo se riusciamo ad andare un po' a curiosare sulla panchina di Stefano Zanardi, mentre pian piano si riprende Tomasoni. Dopo la partita cercheremo di darvi notizie più certe sulle sue condizioni. Presente qui Pala Vienna anche il presidente del comitato regionale FIP Torre Serra e anche il presidente uscente Bruno Perra, potevano mancare in questa occasione storica per questa società sportiva. È un momento significativo anche per il basket sardo in rosa. Rimessa in attacco per Ceccarelli. Granzotto, il fallo speso da Anghessan con un secondo circa che è passato. Secondo di squadra, ripetiamo, per Brixia, ce ne sono altri ovviamente da spendere per la squadra di Zanardi prima di arrivare al bonus. Ceccarelli e poi arriva prontamente Pinardi. Anche qui è passato un secondo circa, ora ne mancano 13. Terzo. E ora si ripeterà il medesimo schema. Antisportivo per Rainis. Ingenuità per Brixia. Quarto di Rainis. Due liberi, più possesso per Selargius che ora vede la vittoria. Capitan Granzotto in lunetta per provare a chiuderla, ma sbaglia il primo. Ne avrà un altro a disposizione. Granzotto non è fredda dalla lunetta, 0 su 2. Erano due liberi importanti questi per Selargius, c'è il possesso. Il prossimo si andrà in lunetta per Brixia. E la Bab riesce a evitare l'anticipo di Pinardi e poi si prende il fallo. 10 secondi e 6 decimi residui e la Bab in lunetta, ci vuole mano ferma ora per chiuderla ed evitare un finale in sofferenza. Munia e la Bab alla pivot, classe 94, stagione straordinaria anche per lei al netto delle difficoltà fisiche. Per qualche tratto il primo libero va dentro, 6-1, 5-6. Dentro anche il secondo, più 6 Selargius a 10 secondi dal termine. Zanardi che cerca la preghiera, manda sul ferro Pinardi a inseguire il pallone, 3 secondi, 2-1, la stoppata di Manzotti che fa calare il sipario sulla partita. Upset clamoroso qui al Pala Vienna, vince Selargius all'esordio nei playoff nella sua storia. Il successo arriva sul risultato finale
di 62 a 56. È un successo quanto mai meritato per Selargius, che ha fatto assolutamente meglio di Brixia nella seconda metà di partita. Selargius che ha così una vittoria significativa da dedicare a Gabriele Cinus, che ci ha lasciati all'inizio di questa stagione, e anche a Vincenzo Tedesco, due pilastri di questa storica società sportiva del basket sardo, che ci hanno lasciati nell'ultimo anno. L'urlo di Muniel Abbab celebra così questa vittoria. Selargius che potrà andare con spirito più leggero a Brescia per provare a chiudere il conto nel fine settimana. Ricordiamo che le prossime due sfide ovviamente si disputeranno in Lombardia, in virtù del vantaggio del fattore campo per la squadra di Stefano Zanardi, che torna mestamente in panchina. Noi vi offriamo ancora l'urlo celebrativo della Techfind San Salvatore Selargius avanti nella serie playoff sulla Brixia. Statistiche finali, allora ve ne diamo conto prima di lasciarci brevemente. Top scorer per Selargius, Silvia Ceccarelli, MVP assoluta di questa gara 1, con 19 punti e 10 rimbalzi, doppia doppia clamorosa per lei, 11 punti di Simioni, molto molto positiva. Dall'altra parte invece la top scorer è stata Marika Labanca con 15 punti, 13 per Bonomi. Da segnalare la produzione decisamente sotto media per Carlotta Zanardi, con 7 punti soltanto a referto. Noi ci lasciamo per qualche istante, poi saremo in campo per l'intervista del post partita, dunque restate con noi.